Eleonora Giorgi, celebre attrice italiana, ha recentemente aperto il suo cuore in un'intervista esclusiva con il Corriere della Sera, rivelando dettagli intimi della sua battaglia contro il cancro al pancreas. La diagnosi è arrivata lo scorso anno, ma nonostante un intervento chirurgico riuscito, la malattia persiste. L'intervento è andato bene, ma la malattia non è ancora sconfitta, ha condiviso l'attrice, aggiungendo che i medici non possono fare previsioni precise sulla durata della sua vita. Eleonora, che ha subito la rimozione del tumore dalla coda del pancreas, sta attualmente affrontando un ciclo di chemioterapia, con una visita di controllo prevista per fine agosto. Eleonora Giorgi e il nipote Gabriele. Un legame speciale. Nonostante le sfide imposte dalla malattia, Eleonora Giorgi ha trovato grande conforto e gioia nel suo ruolo di nonna. Il suo rapporto con il nipote Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, è fonte di ispirazione e forza. Ho pensato che avrei voluto essere una nonna ponte con quel passato che abbiamo buttato via con l'acqua sporca e il bambino dentro, ha raccontato Eleonora, descrivendo i momenti trascorsi a giocare con il piccolo nonostante le restrizioni fisiche. Anche se la malattia le impedisce di sollevarlo in braccio, l'attrice trova altri modi per connettersi con lui, come cantargli le canzoni di Ornella Vanoni per aiutarlo a dormire. La diagnosi di cancro, giunta nel giorno del suo 70° compleanno, ha spinto Eleonora Giorgi a riflettere profondamente sulla vita e sulla sua finitezza. Mi ha fatto molto pensare ai cicli della vita, ha detto, aggiungendo che a 30 anni avrebbe reagito con disperazione, ma ora, con una vita di avventure alle spalle, si sente più serena di fronte alla prospettiva della morte. Questa accettazione, tuttavia, non attenua il dolore di dover lasciare il mondo e i suoi cari, una lotta emotiva che l'attrice affronta con notevole coraggio e dignità.